Ok, salve a tutti, scusate la mise en place, sono un Mozilla Tech Speaker, sono qui in veste di relatore per Mozilla e di solito parlo di open source, faccio evangelist open source in posti un po' meno, diciamo, skillati come questo, magari vado più per università, in posti un po' più dove c'è ancora da diffondere un po' di cultura sull'open source. E perché vi parlo di blockchain? Fondamentalmente vi parlo di blockchain perché c'è tantissima confusione, soprattutto nel mondo dell'enterprise. Infatti, questo talk era stato pensato per l'industria del software libero, che è un'associazione per diffondere l'open source nell'industria, nell'enterprise. E la confusione più grande è quella causata fondamentalmente dalle criptovalute, dal fatto di pensare che la blockchain sia il Bitcoin o sia la criptovaluta X. Ovviamente non è così, ho messo un simpaticissimo fumetto che vi fa vedere per l'appunto come la blockchain sono, come, scusate, le criptovalute sono equiparabili ai soldi del Monopoli. In realtà non è vero, sappiamo, però è una credenza che mi fa parecchio ridere. E io inizio anche un po' a pensarla così, con il tempo, perché cioè, questa situazione qui si sta creando, ovvero criptocoinopoli, cioè ci stanno così tante sfaccettature che alla fine dargli un vero la cosa fondamentale della moneta è quella che tutti quanti condividiamo, no? Ne condividiamo anche senza sapere bene o male il reale valore, però condividiamo la convenzione sociale. In questo caso stiamo un po' distruggendo anche questa questione convenzione sociale, perché io credo in Bitcoin, il mio vicino in Ethereum, quell'altro in Dogecoin, poi addirittura siamo arrivati a questi livelli qui, e tra un po' ci sarà Potato Coin. Quindi bisogna un attimo capire bene dove agganciarsi, quale parte di questa tecnologia che sicuramente è rivoluzionaria può far parte dell'enterprise e può rivoluzionarlo. Sicuramente, oh, vediamo. Sicuramente la cosa fondamentale è che grazie alla blockchain, oltre ad arrivare le criptovalute, è arrivato questa tecnologia, questo shared ledger. Che cosa vuol dire? Chissà che cos'è un ledger. Fate le mani. Perfetto, già, tre persone. Esattamente, un piazzale giornale abruzzese. No, in realtà è un chiamiamo libro mastro, facciamo così, è un libro dove vengono segnate tutte le transizioni, tutti gli scambi che avvengono tra alcuni nodi, e questo libro è condiviso, okay? Un gigantesco database condiviso, immaginatelo così, tra tantissime persone, e vi dà la possibilità per l'appunto di distribuire il carico del database su tanti nodi e soprattutto di fare quello che diciamo, è difficile con internet, non si sente più? Ok. Quello che non si è riuscito a raggiungere con internet, ovvero la piena decentralizzazione. Okay. Perché è importante la decentralizzazione? Perché ovviamente per tenere in piedi un'architettura non c'è più bisogno di controllo da parte di enti, di terze parti e soprattutto vi basterà il 50% più uno dei nodi per assicurarvi che tutto il resto dell'infrastruttura funziona. Prima che continuo, non ha capito niente di quello di cui sto parlando? A posto. Quindi nascono delle soluzioni, ne nascono alcune nel mondo open source, perché mentre Bitcoin è nato, sì, però la sua blockchain era comunque ancora un po' difficilmente manipolabile, oltre all'utilizzo che se ne fa per Bitcoin, ne sono nate altre, è nata quella di Ethereum che è molto più aperta e così via. Però non c'era ancora una vera e propria soluzione open source, cioè che chiunque potesse prenderla e implementarla nel proprio business. E quindi è nato Hyperledger, tra l'altro sponsorizzata dalla Linux Foundation, e poi ci sono anche altre aziende dentro che finanziano lo sviluppo. E vabbè, fondamentalmente serve per creare la blockchain, quello che vi ho spiegato prima, è inutile che siamo qui a leggervi la definizione in inglese. Però anche Hyperledger ha una difficile l'elefante nella stanza, che è quello di fondamentalmente di riuscire a diffondersi, perché mentre altre blockchain godono altre tecnologie godono dei mass media che le pompano tantissimo, nessuno vi dice che in realtà potreste implementare la blockchain anche nel vostro business da domani. E ci sono delle aree di adozione che già oggi sono praticamente fattibili a costo zero e con pochissimo impegno, perché queste soluzioni
fanno parte della cassetta di strumenti che vi mette a disposizione Hyperledger. Quali sono le aree principalmente colpite e facilmente implementabili della blockchain? Sono una la finanza, come abbiamo visto, a parte creazione di criptovalute, ma anche smart contract. Quindi, chi non sa che cos'è uno smart contract? Ok, siccome un contratto intelligente si fa di solito tra due parti, e c'è qualcuno che c'è bisogno che qualcuno certifichi che queste due parti abbiano fatto questo contratto, abbiano stipulato questo contratto, si utilizza la blockchain per l'appunto per certificare che quel dato, da certificarlo dal 50% più uno della rete, che quella transazione è stata eseguita, e quindi scriverla nel libro mastro e far sì che rimanga segnata da qualche parte, quindi firmare un contratto, uno scambio di azioni, non so, anche addirittura quello che oggi si fa in società con le smart card, cioè io e il mio socio che abbiamo la società, per firmare un documento elettronicamente utilizziamo queste smart card, che però utilizzano un sistema completamente centralizzato, ok? Grazie a questo si potrebbe creare per l'appunto un sistema decentralizzato. Tantissime ci stanno puntando, ce ne sono varie implementazioni. Poi per l'appunto creare monete, addirittura certificare pratiche legali, ad esempio nella parte soprattutto legale finanziaria ovviamente, quindi per l'appunto firma di contratti o addirittura di bolle di trasporto, per le merci, insomma. Poi c'è un altro ambito che è molto interessante perché è toccato spesso dalla centralizzazione e dalla raccolta di dati che senza senso, nel senso che il tracciamento nell'healthcare, nella salute non dovrebbe proprio entrarci, non dovrebbe esserci qualcuno che centralizza i dati dei pazienti. A mio avviso è anche spaventoso sapere che stanno nascendo le banche dati di cartelle cliniche. Poi è vero, sono sottoposte a ovviamente rigorosi controlli e tutto, però sappiamo bene nell'informatica raramente c'è qualcosa di veramente sicuro. Allora, in questa maniera qui si potrebbe innestare per esempio una cosa virtuosa, ho visto qualcuno ha provato ad implementarla, che grazie alla blockchain queste informazioni in realtà sono condivise da tutti, però sono condivise in maniera criptata, ognuno ha il suo codice per decriptare la propria cartella clinica e può darlo all'ospedale che vi accede. Qualsiasi ospedale nel mondo, in questo caso immaginate tutti avrebbero la vostra cartella clinica, ma non potrebbero accedervi se voi non gli date per l'appunto la chiave per decriptarla. Questo faciliterebbe tantissimo, voi vi sentite male in vacanza in Austria, non avete bisogno di avere tutta l'anamnesi precedente, il vostro stato di famiglia sarebbe accessibile istantaneamente. Questa è solo una delle varie applicazioni che si può fare nell'healthcare, ovviamente la paura è quella che questi dati siano sensibili, condivisi da tutti. Però ci sono soluzioni per superarlo. E Hyperledger già ha un piccolo framework dentro e vi permette di fare queste cose. E poi la supply chain, questa sta veramente andando tantissimo. Ad esempio in Finlandia hanno fatto, grazie a Fabric, che è una delle applicazioni di Hyperledger, hanno creato una supply chain di certificazione per il pesce. Quindi il pesce viene pescato, viene subito segnato e poi ogni passaggio che fa questo pesce fino alla tavola viene tramite la blockchain certificato in maniera diciamo inequivocabile, quindi voi saprete quel pesce non solo da dove è partito, dice pesce dell'Atlantico, ma sapreste anche tutti i passaggi che ha fatto, se ha seguito la catena del freddo, se è surgelato, quindi se potrebbe essere contaminato e via dicendo. E tra l'altro potreste addirittura tramite lo smartphone vedere che pesce vi state mangiando in quel momento, è veramente quello che vi stanno vendendo. Per la supply chain avevo anche dei video che però attualmente, forse per questioni di tempo, ci stiamo dentro? Andiamo a vederlo un video? Ok, allora vi posso far vedere. Poi vediamo, ma qua me la state facendo di... Ok, ora sì. Provo. Questo è rapidamente come funziona per l'appunto la storia della supply chain. Durerà 2 minuti, ve lo faccio vedere. Perfetto. Esattamente. Sì, sembra l'intro. Permission blockchain networks that require every peer to execute every transaction, maintain a ledger and run consensus can't scale very well. And they can't support true private transactions and confidential contracts.
So the Hyperledger community designed Fabric V1 to deliver a truly modular, scalable, and secure foundation for industrial blockchain solutions. The most notable change is that peers are now decoupled into two separate runtimes with three distinct roles: endorser, committer, and consenter. Here's how it works. Say you run an organic market in California, and I grow radishes on my farm in Chile. You and I are on a blockchain network that supports transactions between various markets, growers, shippers, banks, and others. Say I agree to sell you my radishes at a special low price, but I need the other markets that buy from me to continue buying at the standard price. They shouldn't be able to execute our confidential agreement and find out the details of our deal. In fact, if they aren't part of the deal, the transaction shouldn't appear on their ledger. Fabric V1 handles all this. My app looks up your identity from a membership service and then sends the transactions only to our peers. Both of our peers will generate a result. In this two-party agreement, the transaction requires both of us to render the same result. But in transactions with more parties, other rules can apply. Then the peers send the validated transaction back to the application, which sends it to a consensus cloud for ordering. And then the ordered transactions are sent back to the peers and committed to the ledger. But to get my radishes to your market, there are many other parties involved. Some need to know that my radishes have been verified and checked into a shipping container. Others need to handle bills of lading, customs inspections, financing, insurance. But most of these parties don't need to know about our special price. Now think about our transaction running on a network handling all the markets, all the farms, shippers, facilitators, the whole supply chain. This is the same pattern needed by many industries. Anywhere we need to manage confidential obligations to each other without passing everything through a central authority. Questo è solo un esempio di cosa si può fare, ad esempio, per il mercato. Tra l'altro è un esempio molto legato all'enterprise, perché qui si parla di trattativa sui prezzi del prodotto che si vende. Trattativa, tra l'altro, deve restare privata, perché giustamente se i miei competitor, ad esempio in un mercato diverso che non sia il Cile, ma magari il Perù, vendono la stessa cosa a meno, e io faccio trattative con dei clienti per dei prezzi, con altri per degli altri. Quindi questo esempio l'ho scelto perché cerco di farvi capire quanto questa blockchain in realtà si possa applicare a qualsiasi cosa che preveda lo scambio di beni, di servizi, di contratti. Ovviamente siamo ancora agli albori per capire un po' dove si può andare e se questa può essere un'alternativa a internet. Intanto vi lascio... Okay, questo non ve lo faccio più vedere perché sennò... Vedete? Ah, c'era anche quello della catena del pesce, ma evitiamo. E, mentre vi lascio il link, vi faccio notare che Tim Berners-Lee, forse 4-5 giorni fa, ha rilasciato un'intervista dicendo che per l'appunto lo stato di internet non è più ciò che lui immaginava e che internet adesso va decentralizzato. Cioè, ricordiamoci questa cosa, perché nel prossimo futuro, a mio avviso, non conto niente, ma insomma, se ve lo dice Tim Berners-Lee, forse un pochino di ragione ce l'ha. Qualsiasi cosa andrebbe portata a un livello di decentralizzazione per ritornare un po' a quello che era lo spirito di internet, anche nell'industria, e evitare i giardini dorati. Grazie a tutti, se avete domande, sì. Vai. No, evitiamocela perché... Ethereum... Oh. Ripetere? Dai. Vabbè, ripeto io. Chi va meglio, quale blockchain va meglio oggi fondamentalmente? Quale la vedo più tranquilla? Guarda, secondo me, tant'è che lo noti anche da solo, la tendenza è quella di cercare sempre più di scrivere delle blockchain molto malleabili, nel senso che possano comunque ospitare tipologie di applicazione differente. Ad esempio Hyperledger è un progetto, cioè non è una blockchain, è un progetto dentro a tantissime cose, perché per l'appunto non è proprio semplice far creare una blockchain per smart contract, è differente dal crearla, non so, per appunto puramente per motivi finanziari. Questo adesso non sto qui a dirti il tecnicismo per il quale non è identico, però hai visto che ad esempio l'SDK si mette di mezzo, quindi
sicuramente una di queste, ma perché è utilizzatissima, sopra ci sono nati altri progetti che vanno al di là della moneta stessa, e quindi ti direi sì, blockchain simile a quelle di Ethereum, secondo me Ethereum al momento è quello che ti da altri, quindi sì. Però ti dico, secondo me Hyperledger è un grandissimo concorrente di Ethereum, perché ti permette di crearti la tua blockchain, cioè stiamo passando a un altro livello, che non è quella di sfruttare blockchain di un altro, probabilmente nascerà la blockchain di internet a breve, cioè a breve, oddio, non lo so, però la visione è quella di riuscire a farne una così tanto condivisa tra tutti che soprattutto si riesca a superare quali sono oggi i limiti matematici, esatto, del decentralizzato, sono proprio limiti computazionali che ancora non abbiamo superato, però lavorandoci, in realtà se ci pensi com'era internet agli albori e com'è oggi, ne abbiamo superati di problemi. Probabilmente ne nascerà un'apposita per internet, cioè per lo scambio di informazioni, e una probabilmente molto più così, e 100.000 poi specifiche per varie applicazioni. Nessuno ti obbliga, ad esempio questo esempio per me è esplicativo, operi nel mercato dei Ravanelli, avrai la blockchain dei Ravanelli, poi se hai, vendi anche le carote, non c'è, puoi anche metterti, cioè puoi anche accedere a quella delle carote. Sono tante piccole. Vai, senza microfono. Sì, ma non è così pesante, anzi, se ci pensi, meno nodi ha all'inizio, meno è pesante, più riesci anche a gestirla, e tra l'altro è... No, in realtà se vendi Ravanelli fai la blockchain dei venditori di Ravanelli, poi sta a te, venditore Ravanello, se vuoi continuare a operare in quel mercato, tenerla in piedi, capito? Come oggi ti compri l'applicativo X o l'applicativo Y. In questo caso è fare business, farci business sopra, pieno. Questo è solo per mantenerla, questo è esatto. Sì, cioè, è ovvio. Però tu stai pensando di nuovo alla cripto... Sì, va, dimmi. Sì, ma poi tra l'altro, guarda, ti ripeto, l'interesse in quel caso sta... in quel caso l'interesse sta... esatto. Sì, sì. Ma poi non è, ti ripeto, l'incentivo in questo caso è proprio nel business, nel senso se io voglio entrare nel market dei Ravanelli, io devo assolutamente accedere al mercato, se il mercato si sposta lì sopra tu poi sei incentivato ad entrarci, cioè in questo caso è molto più facile, è molto più difficile farlo invece quando si tratta di criptovalute, perché immagina ti devo convincere che quella cosa tu la userai in un futuro, in realtà cioè, non lo sai, è una scommessa. Esatto, ma non è così, certo, perché è nata così, ma perché è nata così, cioè è nata con lo scopo di fare, ma quella blockchain è nata così, con lo scopo di fare quella, ad esempio Ethereum ha delle applicazioni con smart contract che tecnicamente non convengono a nessuno a livello economico, perché io devo mantenere in piedi la blockchain, minarmi le cose, però poi di contro c'è la fortuna che io non devo andare dal notaio a farmi vidi mall'atto, e siccome faccio 35 atti al giorno, risparmio un sacco di soldi, mino, metto il miner, lo faccio partire, e tengo in piedi siamo altri 50 nodi, una blockchain di 100 persone. Sì, ma ovviamente, ma proprio perché è meno malleabile, però, proprio perché è meno malleabile ed è completamente... doppio filo alla moneta, cioè la blockchain di Bitcoin, devo dirla tutta, senza Bitcoin perde senso, perfetto, ma come la blockchain dei Ravanelli, senza i Ravanelli perde senso se ci pensi, quindi
Sì, ma puoi anche costruirla su Ethereum, però poi a quel punto tu stai minando su una. Già, certo che già, poi dipende tutto da cosa vuoi fare, però ad esempio, ti ripeto, soluzioni così sono molto custom. Ad esempio, quella della supply chain per il pesce, il tizio che si occuperà poi di gestire tutta questa cosa, e già esiste, se vado a cercare, si chiama Sawtooth, e già esiste, in Nord Europa sta andando tantissimo perché tracciano i grossi pesci, i salmoni e i tonni, no, forse il mio, scusate. Loro hanno anche una grossissima spesa di hardware perché su ogni pesce ha il cippetto, c'è lettori, ogni passo, ogni cosa della catena c'è il lettore per inserirlo nell'applicativo che poi li metterà nella blockchain. Quindi, certo, però esattamente, però adesso così chi vende il pesce ha la certezza che il suo pesce vada a finire dove vuole lui, oppure chi lo compra ha la certezza che sta comprando quello che veramente gli viene detto. Questa certezza si pagherà con un po' di sforzo, un po' di cosa, però è un servizio come tanti altri. Cioè, qui entriamo nel mondo proprio dell'enterprise, capito? Non. Esatto. Ma se, cioè, se siamo 100 persone e ce la manteniamo perché ci fa comodo per noi, cioè abbiamo 100 PC. Chi è che io ho i miei PC sono accesi, non ti dico H24, ma quasi non mi costa nulla se quel servizio mi ripaga della stessa, no? Sì, si infila lì, però poi sono altri problemi. Dimmi. Sì. Sì, esatto. Anche. Beh, in realtà c'è anche dei modelli permissioned o non permissioned, quindi. Esatto, sono dei fork, bravo. A lanciare. Anche le prestazioni, diciamo che al momento siamo. Esatto. No, no, sì, sono prestazioni limitate. Però sono limiti di oggi. Cioè, se tu la vedi come una tecnologia. Cioè, internet, prima di arrivare ad essere internet come lo conosciamo oggi, cioè, sono voluti 7 anni, capito? Sì, ma si possono superare certi limiti, non è che sia invalicabili. Sì, se non facciamo Dogecoin sulla blockchain, magari possiamo provare a superare dei limiti seri, ovviamente. Sì. Ok. No, sto vedendo che comunque adesso tantissimo, non so da quant'è che non lo guardi Hyperledger, però stanno piano piano aggiungendo tutti i piccoli moduli che sono. Ah, perfetto, ottimo. Allora forse sei più di recente di me. Vabbè, a quel punto sì. A togliere la pipì dalla piscina? No, devi svuotare la piscina di solito, così funziona. Sì. Sì, però in realtà. Sì, beh, lo so, anche io sono sempre stato un po' così, però ci vedo anche lì, ci si può lavorare tantissimo. Non è. E tra l'altro ho visto utilizzare anche addirittura le OK per farsi la crittografia sul momento. Insomma, di modalità per aumentare questa sicurezza ci sta, tripla autenticazione, tripli fattori. Ok, quindi a chiave fissa e poi quella te la. Ok, però ci sta invece chi. Che
chi ci sta implementando, per esempio, gli OK o chiavi d'autenticazione esterne. Esatto. Poi anche la rete tra blockchain, cioè per superare un po' il limite di essere piccoli, sta iniziando anche a pensare di una condivisione da parte di chi già utilizza su una blockchain la potenza di calcolo per aiutare quelle minori, ad esempio, che abbiano. Quindi si arriverà, cioè, ancora all'inizio e penso che sono veramente pochissimi anni che ci stiamo. Sta lavorando sopra e già i passi da gigante sono stati fatti. Basta togliersi un po' di criptovalute dagli occhi e iniziare a guardare la tecnologia che c'è veramente sotto, è la cosa interessante. Altre domande? Sto picchiando il microfono. Va bene, grazie a tutti allora.